Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati, buon sabato, prima edizione del TG6. Il nostro telegiornale si apre parlando di politica, politica regionale in particolare, perché il deputato pescarese del Partito Democratico Luciano D'Alfonso spara zero contro la maggioranza di centrodestra sui finanziamenti a pioggia inseriti nel bilancio regionale, evocando il metodo De Fanis. Questa mattina in conferenza stampa a Sulmona, D'Alfonso ha denunciato gravi irregolarità e minacciato di rivolgersi alla procura. Il servizio di Stefano Buda. Il deputato del Partito Democratico, Luciano D'Alfonso, nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina a Sulmona, ha lanciato un duro affondo contro la maggioranza regionale in merito al bilancio, accusandola di avere messo sul piatto 12 milioni di euro di finanziamenti a pioggia senza nessun criterio di trasparenza. D'Alfonso, in particolare, ha parlato di associazioni beneficiate dai finanziamenti nate la sera prima che il bilancio venisse approvato e di alcune decine di migliaia di euro destinati addirittura a due liste elettorali che, recentemente, avrebbero preso parte alle elezioni comunali in altrettante località della provincia di Pescara. Circostanza quest'ultima che, se confermata, risulterebbe contraria alle norme di legge, tanto che D'Alfonso minaccia di rivolgersi a Procura e Corte dei Conti. Nel bilancio della regione Abruzzo, messo in piedi durante tutta una notte rocambolesca, c'è un elenco infinito di destinatari di contributi. Passino i comuni, che hanno sempre legittimazione e legittimità, ma c'è un elenco infinito di associazioni, di amicalità, di confidenze, di promiscuità, di gelatinosità, che sono riusciti ad avere contributi così nella notte, come dei funghi, senza attività istruttorie, senza procedimenti, senza avviso, senza pareri degli uffici competenti. E io ho scoperto, è una lettura veloce, almeno due liste elettorali presentatesi nella competizione locale che sono state inserite nell'elenco di questi fortunati, fortunosamente finanziati. Se gli uffici della regione, che io stimo, quei funzionari avessero potuto vedere, avessero potuto istruire, avrebbero impedito che entrassero in quell'elenco. Perché parlo di un elenco infinito? Perché è lunghissimo e costa 12 milioni di euro? Perché non è stato ancora definito, è ancora in lavorazione, come se fosse una gomma elastica fatta di saliva. Voglio considerare questo maneggiamento, che è ancora in corso, come la possibilità per un ravvedimento operoso. Io aspetterò fino a venerdì. Se venerdì non mi rendo conto della correttezza recuperata, procederò rispetto alle due magistrature. D'Alfonso ha criticato aspramente il metodo adottato dalla giunta Marsilio, spingendosi ad evocare un ritorno del metodo De Fanis. L'ex assessore alla cultura, ai tempi della giunta Chiodi, condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione per una vicenda di contributi regionali erogati in cambio di tangenti ad alcuni operatori del settore. Lo stesso D'Alfonso ha annunciato che i criteri che hanno portato all'approvazione dei finanziamenti a pioggia da parte della maggioranza regionale saranno oggetto di un'apposita interrogazione parlamentare. Mi è venuto in sogno il cavaliere Mascitti, quello che scoprì l'imbroglio della cultura del centrodestra abruzzese di De Fanis, dove si armeggiava tra associazioni gradite e quelle no, facendo un elenco di buoni e di cattivi senza procedure. E poi mi è venuto in sogno anche l'ingegnere di Ateleta, Mannella, il quale mi ha ricordato lo scandalo dei POP. Ho fatto anche un'interrogazione al Parlamento, andrò al Ragioniere Generale dello Stato per dire che non è possibile che venga così maltrattato il denaro pubblico. Però un'obiezione che potrebbe essere mossa è che nelle pieghe del bilancio regionale fondamentalmente questi finanziamenti a pioggia ci sono sempre stati. Passino i comuni, passino gli aiuti che si danno alle grandi manifestazioni che caratterizzano l'Abruzzo, ma inventare nottetempo, coniugando fantasia, mancanza di realtà e scorrettezza, io credo che questo porterà loro, chi ha fatto questo, all'inferno. Io intanto li avvicino alle procure.
Parliamo ancora di politica, ma ci spostiamo ad Ortona perché il sindaco della cittadina adriatica Leo Castiglione, rieletto per il secondo mandato a giugno del 2022, ha annunciato le sue dimissioni dopo aver appreso che tre consiglieri di maggioranza, Italia Cocco, Simona Rabottini e Antonio Sorgetti, ieri mattina avevano presentato a titolo personale un'osservazione sulla richiesta di concessione demaniale marittima per un impianto fotovoltaico offshore di tipo galleggiante. Lo scorso 11 febbraio la maggioranza, dopo un'accesa discussione in aula consiliare, aveva dato mandato allo stesso Castiglione di presentare osservazioni opposizioni. Una iniziativa, quella dei tre consiglieri, che secondo il primo cittadino tradisce nei fatti e negli atti l'impegno preso in consiglio comunale insieme agli altri 8 consiglieri e sfiduciando politicamente il sottoscritto, ha detto il sindaco, senza però assumersi la responsabilità di farlo in consiglio comunale, raccogliendo le firme per mandarmi a casa. Nei 20 giorni che verranno, ha concluso Castiglione, cercherò di ritrovare una maggioranza compatta e propositiva per il bene della città, altrimenti la parola tornerà ai cittadini nella consapevolezza di non averli mai traditi, ma sempre rispettati e rappresentati con onestà. Andiamo avanti con il nostro telegiornale da Ortona. Ci spostiamo invece a Pescara per raccontare una storia di quotidiana sofferenza, protagonista un disabile al 100%, costretto a vivere in un tugurio a Pescara in un appartamento di via Rigopiano. Il suo grido di aiuto è stato raccolto dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Muri bagnati e incrostati dall'umidità, finestre vecchie che non fermano, gli spifferi d'aria, spazi angusti e impianti ammalorati. È una situazione al limite del vivibile, quella che si trova in una casa ater di via Rigopiano a Pescara. A viverci è un uomo disabile al 100% che non riesce più ad andare avanti. Nella sua disperazione il signor Francesco ha contattato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari per fargli constatare con mano in che condizioni è costretto a vivere e quindi chiedere aiuto, un aiuto che sostiene di non aver ricevuto da nessun altro fino ad oggi. Come si può vivere in questa casa, in queste condizioni? Male, come si può vivere? Male, specialmente per un invalido. Non so che devo dire più, non lo so. Questa è la sua camera da letto con questi muri completamente attaccati dall'umidità? Sì. Dormo così, meno male, c'è la caldaia, accendo la caldaia, sennò qua il vento entra da qua, esce da là, l'aria, le finestre sono tutte frasche. Quando ha fatto la neve, 5 anni fa, è arrivato fino a qua. Però mo, 2 mesi è piovuto, è arrivato fino a qua. Mo sta arrivando fino a là. Sta arrivando. Non lo so che cosa devo fare io. Non lo so, vado là, dice, ci pensa l'amministratore. Vado là, ci pensa quello. Non so che cosa devo fare. Consigliere Pettinari, signor Francesco ha chiesto un vero e proprio aiuto a lei. E cosa si può fare? Sì, intanto queste sono case ATER di proprietà di Regione Abruzzo. L'ATER conosce, quindi la Regione Abruzzo ha una ricognizione del patrimonio, quindi loro sanno come stanno queste case. Questo è terrificante e raccapricciante, qui non può vivere nemmeno una bestia, un animale. Quindi far vivere una persona qui dentro significa fare una cosa gravissima. L'appello forte che io faccio, e io scriverò immediatamente già oggi al Presidente di Regione, all'ATER, di stanziare le risorse necessarie e ristrutturare queste abitazioni. Poi il Comune, che è competente per la mobilità, deve spostare questo signore e metterlo in un'abitazione veramente civile. Io scriverò anche all'ASL, all'ufficio igiene, per cercare di far chiudere immediatamente questa casa, perché questo è un tugurio dove davvero nemmeno un animale può vivere. Ecco, il signore è malato, 100% di invalidità, qui si ammala ancora di più e non è il caso tenerlo così. Mi auguro che qualcuno si metterà la mano sulla coscienza. Signor Francesco, questo è il suo letto, lei dorme qui? Sì, dormo qua. Perché c'ho il riscaldamento, un po' mi ripara. Che devo fare? Non so. Aiutatemi, aiutatemi. Noi ce la mettiamo tutta. Andiamo ancora avanti, i consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico hanno denunciato questa mattina in conferenza stampa a Pescara presso la sede della Regione come in questi giorni stiano arrivando multe con i T-Red anche per gli autisti della TUA. Vediamo.
I consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico tornano a parlare del problema Tired a Pescara e questa mattina in conferenza stampa hanno dichiarato che le multe colpiscono anche gli autisti della TUA, la società unica di trasporto urbano, e chiedono all'azienda regionale una presa di posizione forte a difesa di tutti quegli autisti che vengono sanzionati perché si trovano nell'impossibilità di rispettare il codice della strada. Proprio in questi giorni la TUA, ha spiegato in conferenza stampa il consigliere regionale Antonio Blasioli, sta ricevendo numerose sanzioni, le quali vengono poi poste a carico dei singoli dipendenti, sia per quanto riguarda l'esborso economico che la sottrazione dei punti. Per cui pensiamo che sia il caso che la TUA intervenga confrontandosi con il comune di Pescara su alcuni aspetti delle multe. Chiediamo a TUA di salvaguardare il proprio patrimonio, che sono gli autisti che stanno ricevendo delle multe. Le riceve TUA, poi le gira naturalmente gli autisti che devono far fronte alla sanzione e alla decurtazione dei punti. Per quali tipi di multe lo chiediamo? Per le multe illegittime, non per chi passa con il rosso. Ce ne sono tante, ci sono autisti che toccano la segnaletica orizzontale a terra, quindi la striscia continua della corsia, perché trovano delle macchine parcheggiate in divieto di sosta e non possono fare altrimenti, a meno che di fermare l'autobus, come sta facendo qualcuno. Qualcuno trova delle macchine ferme, chiama i vigili, attende l'arrivo della pattuglia che sposta la macchina e poi attraversa l'incrocio, altrimenti prende la multa e quindi si è guadagnato la giornata e prende anche la decurtazione dei punti. Sono autisti che ci lavorano con la propria patente. La stessa cosa si verifica in altre tipologie di incrocio. Parliamo per esempio di chi, approssimandosi al semaforo, deve scegliere come autista se salvaguardare la persona che trasporta, che magari all'ora di punta sta anche in piedi sull'autobus, o se invece impegnare l'incrocio prima che scatti il rosso. E poi ci sono altre questioni che riguardano la larghezza delle corsie. Un autobus di TUA è di largo 2,55 m senza gli specchietti. Abbiamo delle foto che dimostrano invece come le corsie siano molto inferiori dei 3,5 m previsti dal codice della strada. Quindi quelle multe sono assolutamente illegittime. E poi c'è il caso paradossale che ci è arrivato dopo la prima segnalazione delle 52.000 sanzioni sollevate su Pescara. Il 19 ottobre in via Tirino scoppia una condotta dell'acqua, i vigili bloccano la strada, invitano tantissime macchine quel giorno a passare con il rosso. Nonostante questo, alcune macchine sono state sanzionate con 6 punti in meno della patente. Addirittura nelle foto che sono arrivate a queste persone multate ci sono proprio le pattuglie dei vigili che invitano a passare. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Conto alla rovescia per la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nel centro di Avezzano e che avverrà domenica 26 febbraio. Ieri riunione per pianificare l'evacuazione della cittadinanza. Un'altra sarà in programma nella giornata di martedì. Vediamo. Nuova riunione convocata dalla Prefettura dell'Aquila presso il centro operativo comunale della città di Avezzano sulle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'evacuazione dei cittadini è stata programmata in questo modo dagli attori tecnici del tavolo di coordinamento, presieduto dal viceprefetto. Dalle ore 8:30 i residenti interessati devono essere usciti già fuori casa, lontano dalla zona sensibile delineata, con un raggio di 1481 metri. Le operazioni di trasporto e bonifica dell'ordigno potrebbero occupare l'intera fascia mattutina della giornata di domenica 26 febbraio, fino alle ore 13 circa. Le persone possono lasciare le proprie abitazioni a partire dalle ore 6 del mattino fino alle ore 8:30, tempo limite massimo. Il tavolo operativo si è aggiornato comunque a martedì prossimo 21 febbraio, all'Aquila, presso la sede stessa della prefettura. Adesso noi come comune stiamo facendo anche un vademecum che rappresenta tutte le operazioni. Come un cittadino bisogna comportarsi in quella fascia oraria che ad Avezzano si svolgerà domenica 26 febbraio. Il noto suono della sirena della città, oggi segnale dello scoccare del mezzodì, diverrà per quell'occasione il simbolo acustico della possibilità di rientro a casa. Si sta valutando anche l'eventualità di tenere aperta di domenica la struttura scolastica di Via Puglie per l'accoglienza dei cittadini, in particolare
particolar modo anziani. Qui inoltre sarà collocata, seppur temporaneamente, la sede del centro operativo comunale, dato che l'attuale sede del COC, situata in via Fontana, in pieno centro città, rientra nell'area rossa, oggetto di limitazioni e vincoli. L'ente sta preparando, infine, un vademecum informativo per la cittadinanza sulla gestione della situazione critica. Torniamo a Pescara, dove questa mattina l'amministrazione comunale ha fatto il punto per quanto concerne gli incidenti stradali in città, che sono calati in maniera drastica dopo l'introduzione dei T-RED. Nel 2022 a Pescara non c'è stato neanche un incidente mortale. Ascoltiamo il sindaco Carlo Masci. Meno incidenti stradali. Pescara è una città sempre più sicura per pedoni, ciclisti e automobilisti. Così questa mattina in conferenza stampa il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci, che ha illustrato i dati relativi all'incidentistica stradale. Con i T-RED, ha detto il sindaco, sono calati drasticamente gli incidenti. Nel 2022 a Pescara non si sono verificati infatti sinistri mortali. Pescara è in controtendenza rispetto a tutte le città abruzzesi per il numero dei morti su strada. Nel 2022, per esempio, non c'è stato nessun morto su strada a Pescara, e questo ci deve rassicurare, perché queste operazioni non si mettono in campo per fare cassa, e la dimostrazione è che sono pochissime le contravvenzioni rispetto alle macchine che passano sotto i T-RED. Si mettono in campo per avere maggior sicurezza, perché oggi a Pescara chi passa sotto il semaforo ci passa in maniera corretta e si vede, e lo vedono tutti quanti i pescaresi che frequentano la città. Questo vuol dire più sicurezza, meno incidenti stradali, meno danni alle persone, meno morti, meno sofferenze e meno costi, perché oggi a Pescara le assicurazioni costano di meno rispetto ad altre città e rispetto alla media nazionale, perché è una città più sicura. La giunta punta sempre più all'uso dei mezzi pubblici, bici e monopattini, anche a noleggio, per abbattere l'inquinamento ambientale, e i dati danno ragione all'amministrazione comunale. Oggi a Pescara si usano monopattini, si usano biciclette elettriche, si usano mezzi pubblici, stiamo realizzando corsie preferenziali che generano molte polemiche, ma le corsie preferenziali permettono agli autobus di viaggiare in maniera più veloce sulle strade della città. In questi due anni i monopattini, per esempio, sono stati utilizzati 1 milione di volte e hanno prodotto 7 milioni di chilometri in monopattino e 10 milioni di chili di emissione in meno di CO2. Parliamo ora di informazione, perché nel 29esimo congresso nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che si è chiuso nella giornata di ieri, Raffaele Lorusso, segretario uscente del Sindacato Unitario dei Giornalisti Italiani, dopo 8 anni ha passato il testimone ad Alessandra Costante, seconda donna al vertice della FNSI. Questo è il bilancio del segretario uscente ai nostri microfoni. Siamo con Raffaele Lorusso, segretario uscente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Sono stati 4 anni difficili e duri per l'informazione, segretario. Qual è il suo bilancio e qual è il suo auspicio per quello che sarà poi il nuovo segretario? Il bilancio è quello di un gruppo dirigente che ha cercato, nonostante quello che ci è piovuto addosso, non soltanto come settore ma anche come paese, ha cercato di difendere il più possibile l'occupazione, di evitare che ci fosse un'ulteriore erosione dei diritti dei giornalisti e ci fosse un ulteriore restringimento dell'area del lavoro subordinato. Anzi, abbiamo anche cercato di creare strumenti, mettere in campo strumenti per fare in modo che il lavoro precario in qualche modo potesse essere lentamente assorbito nell'area del lavoro subordinato. Penso agli ultimi incentivi previsti nel DPCM, l'ultimo DPCM approvato dal governo Draghi. E per il futuro noi dobbiamo essere innanzitutto coscienti del fatto che va governata e dominata la rivoluzione digitale. Il settore dell'informazione, per chiudere, in grande sofferenza anche l'editoria delle televisioni private, che fanno un grande lavoro sul territorio. L'emittenza
radiotelevisiva locale è uno dei pilastri del pluralismo dell'informazione di questo paese. Io auspico però che anche questo settore possa essere interessato da una riforma organica che dia appunto alle imprese di questo settore, quindi anche ai lavoratori di questo settore, una stabilità in un periodo molto più lungo. Siamo alla pagina dello sport, al calcio in particolare. Iniziamo dalla Serie C perché domani alle 14.30 il Pescara tornerà allo stadio Adriatico per ricevere la visita del Giuliano con l'obiettivo di ritrovare prontamente la vittoria dopo la scialba prova offerta ad Andria. Si rivedrà tra i titolari Mora, mentre sarà assente Kraja per un problema muscolare. Andrea Costantini. Si teme un lungo stop per Erdis Kraja. Nella giornata di ieri il centrocampista scuola Atalanta ha avvertito una fitta al polpaccio e le sensazioni non sono positive. La notizia negativa è il fatto che Erdis Kraja sarà assente domani e poi sarà da valutare nei prossimi giorni a livello strumentale quale possa essere l'entità dell'assenza, dell'entità del guaio fisico. In vista del match di domani dunque, Alberto Colombo perde un elemento chiave del 4-2-3-1, sta bene in grosso come Crescenzi e Delle Monache che hanno superato l'influenza. Il tecnico biancazzurro non è intenzionato a cambiare almeno inizialmente l'assetto delle ultime partite. Davanti a Prizzari, confermati Cancelotti, Brosco, Boben e Crescenzi, Aloy e Jabois in mediana, torna Mora che inizialmente giocherà tra le linee con Raffià e Merola ai lati, Bergani in vantaggio sull'Escano. Dunque ancora 4-2-3-1, ma Colombo avverte. Spero che sia un falso problema quello del sistema di gioco, o lo è, io credo più nell'atteggiamento. È chiaro che magari con qualche giocatore in campo diverso, chiaramente rispetto a Kraja, si può azzardare a iniziare in un determinato modo e qualora non dovesse funzionare o troveremmo delle difficoltà a ripiegare su un piano B. Credo che il vero punto focale sia quello dell'atteggiamento di una squadra che voglia essere protagonista attiva della partita e non subire in modo passivo gli eventi, perché quando riusciamo a determinare in modo importante e incisivo sulla partita, sulla gara, allora possiamo veramente mettere in difficoltà qualunque squadra, e l'esempio può essere Potenza e l'esempio al contrario può essere una buona parte di partita con la Fidelis Andria. Reduce da due sconfitte consecutive con una sola vittoria nel girone di ritorno, il Giuliano, rivelazione del girone d'andata, sta attraversando un momento delicato con la squadra uscita dalla zona playoff, il tecnico Lello di Napoli in bilico e la Querel, società comune per lo stadio, a turbare l'ambiente anche se in parte rientrata. Assenti sicuri Ghisolfi, Berman e De Rosa, probabile defezione anche quella di Gladestoni, faro del centrocampo. Colombo però mette in guardia i suoi. Io mi aspetto una squadra che abbia voglia di fare punti, perché ha la necessità, come tutto il resto della squadra, delle squadre. È una squadra che tignosa, rognosa, abbiamo visto anche all'andata, è un mix che fino a poco tempo fa ha sorpreso tutti, credo che poteva annoverarsi tra le sorprese del campionato, quindi massima attenzione perché è una squadra che sa difendere ma poi sa anche contrattaccare negli spazi, perché ha giocatori di gamba sia nel reparto offensivo sia sugli esterni, e poi è una squadra che sulle palle inattive è sempre pronta a colpire. Ancora calcio, in questo caso calcio di Serie D. Oggi Vastese in campo a Fano in uno dei due anticipi, mentre domani in Serie D per il 24esimo turno di campionato da seguire la trasferta della capolista Pineto a Montegiorgio. Scontro delicato a Chieti tra i neroverdi ed il Notaresco, mentre l'Avezzano sarà di scena sul campo del Termoli. Il punto sulla giornata di campionato affidato a Jacopo Forcella. Al netto degli anticipi del sabato che vedranno la Vastese andare a far visita al Fano e lo scontro del Riviera delle Palme tra San Benedettese e Tolentino, domani in campo il programma della 24esima del Girone F di Serie D.
Tornare a vincere è l'imperativo, non proprio categorico, ma quasi, per il Pineto, che a Monte Giorgio cerca il rilancio dopo due partite senza successi e senza gol. La trasferta del Tamburrini però è tutto fuorché agevole, anche considerando la posizione in classifica dei marchigiani di Baldassarri, che hanno assoluto bisogno di tirarsi fuori da un terzultimo posto, condiviso proprio con la Vastese, che allo stato attuale non mette al sicuro. Problemi differenti per Amaolo, che dal canto suo rischia di dover fare di nuovo a meno di Fabrizio Losicco in mezzo al campo, ma ritrovando certamente il capitano Riccardo Della Quercia sulla corsia mancina con Traini dalla parte opposta. Per risolvere invece il problema del gol, attenzione alla possibilità che il tecnico possa dare una chance dal primo minuto a Njambe, pienamente recuperato e pronto nel caso a partire dall'inizio. Da vedere con quale partner offensivo. Uno scontro tutto abruzzese nella giornata numero 24 è quello che andrà in scena allo stadio Guido Angelini di Chieti, dove i neroverdi di casa se la vedranno con il notaresco, reduce dalla settimana del cambio in panchina. Esordio d'allenatore per Alessandro Bruno, che ha preso il posto del dimissionario Tiziano De Patre. Ma il percorso di allenatore ce l'avevo in testa, ma non ora. Adesso è capitata questa situazione, si è paventata questa opportunità, questa cosa. Più in là avevo intenzione, ma non ora, devo dire la verità. È stata tutta una sorpresa, ma adesso dobbiamo guardare avanti e cercare di fare bene, cercare di fare più punti per cercare di salvare il notaresco. Adesso ci servono i punti, cercheremo, ripeto, di iniziarli a fare già domenica in un campo difficile, però ho visto i ragazzi molto vogliosi e determinati, e quindi cercheremo di fare il risultato già da domenica prossima. Il Chieti, abbiamo grande rispetto per il Chieti, perché in classifica è davanti a noi, ha fatto parecchi punti, tanti punti, è un momento particolare anche per loro, ha una buona aggressività, buona individualità, e cercheremo di lavorare su alcune lacune che hanno e cercheremo di farli male in alcune situazioni. Io mi metto sempre a disposizione sia del mister che della squadra, in qualunque ruolo il mister preferisce farmi giocare, questa non è la cosa che conta, ma è importante portare 3 punti a casa la domenica. Guarda, la squadra è sempre attenta, infatti sono molto contento dei compagni, perché anche dopo una sconfitta martedì siamo venuti al campo, siamo ripartiti sempre più forti, e siamo concentrati e cercheremo di dare il meglio per la partita di domani. Sì, è difficile la gara di domani, come tutte le gare che abbiamo disputato fino ad ora, e noi dobbiamo sempre approcciare nella maniera giusta e dare sempre il massimo. Sul fronte Chieti molto complicato il recupero in difesa di Spinelli, mentre Vaccaro e Masawood saranno assenti certi causa squalifica. Da verificare anche le condizioni di Mollica, ma anche lui rischia di saltare il match di domani pomeriggio. Gara che non si può sbagliare per entrambe per motivi differenti. Il Chieti, per non perdere definitivamente l'abbrivio di inizio girone di ritorno e che aveva quasi fatto sognare la possibilità di centrare un posto per i playoff. Per il notaresco, per rimediare ad una graduatoria che recita penultimo posto in coabitazione col Termoli a quota 21. Curiosità, con Bruno al posto di De Patre, tutte le abruzzesi, Pineto a parte, hanno avuto in stagione un cambio tecnico. La prima è stata all'Avezzano, Scorsini per Torri ad inizio stagione, la Vastese addirittura 2, con Ferazzoli prima, Lucarelli poi e ora Cornacchini, il Chieti con Chianese al posto di Cotta e ora il notaresco. A proposito di Avezzano, scontro interessante al Cannarsa contro il Termoli, i biancoverdi hanno provato di nuovo il dolce gusto del successo interno col Chieti e, vincendo, potrebbero avvicinare il lotto di squadre che puntano alla corsa spareggi playoff. Il problema è che Scorsini avrà ancora qualche assenza di troppo, come ad esempio quelle di Corrado e Sissé. Dunque, il peso dell'attacco ancora una volta sarà sulle spalle di Mateus Dos Santos. Avezzano, con 3 risultati utili consecutivi alle spalle, che vincendo farebbe un favore anche al notaresco in chiave bassa classifica, aspettando di affrontarsi nel derby dei Marsi di sabato prossimo, anticipato di un giorno su disposizione della questura dell'Aquila. Siamo al campionato di promozione con il Città di Teramo, che torna domani in campo, domani pomeriggio ovviamente, allo stadio Acciavatti per affrontare il Lauretum. I biancorossi vanno a caccia dell'11° risultato utile di fila, ma dovranno rinunciare, oltre ad Antonelli, anche a Di Giacomo. Torna Pepe tra i convocati con il tecnico Marco Pomante, che avvisa: vogliamo dare un segnale e spero che la vittoria matematica del campionato arrivi tra poche gare. Il servizio di Ania Cantagalli. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi intelligenti,
consapevoli, come dico sempre, della loro forza, però dobbiamo essere consapevoli anche che ancora non è tutto finito, è ancora lunga, manca ancora 8 partite, 8 finali. Domani secondo me sarà una partita importantissima, perché andiamo a affrontare una squadra che secondo me è buona allenata, ben allenata, una squadra che sta facendo bene, una neopromossa, che è quarta in classifica e sta tenendo dietro squadre che a inizio del campionato erano 3-4 squadre tipo Penne, Fontanelle, Mosciano e Modignano, che erano squadre che si devono giocare la promozione insieme a noi, la Turris. Quindi è una squadra di valore, per noi è una partita importante, importante perché può dare un segnale veramente alle avversarie, perché andare a vincere a Loreto non è facile, però noi abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Io lo dico sempre, noi siamo il Teramo. Io spero che la matematica arrivi fra 2-3 partite, 4 partite, ma noi non vuol dire che una volta arrivata la matematica della vittoria del campionato dobbiamo mollare. Noi siamo il Teramo, abbiamo il dovere di rispettare sempre questa maglia, in tutte le partite dobbiamo dare sempre il massimo, perché rappresentiamo una piazza importante e una tifoseria importante. Ci dobbiamo guadagnare la pagnotta per l'anno prossimo, perché qui nessuno ha il posto assicurato, il sottoscritto in primis. Quindi noi ogni partita la dobbiamo disputare come se fosse una finale. Ci potrebbe stare più la possibilità di Andreozzi, perché se lo merita, perché è un ragazzo che in questa stagione è stato un po' sfortunato per quanto riguarda gli infortuni. È stato dietro a un giocatore come Di Giacomo, che fino a domenica scorsa ha fatto la differenza, un giocatore importante, quindi penso di dare la possibilità a Mario Andreozzi. A lei è una squadra di certo di qualità, che però nel corso del tempo, anche superando le difficoltà iniziali, ha dimostrato di avere anche carattere. Questa è una cosa che ti fa piacere? Tantissimo, tantissimo, perché fare un campionato del genere con tutte le difficoltà iniziali non lo fai, non lo vinci o non fai bene solo con la qualità. Ci vuole veramente un valore umano di alto livello, e questa squadra lo sta dimostrando partita dopo partita, perché ripeto sempre, noi siamo partiti in una situazione di grossa difficoltà, dove adesso tutti quanti salgono sul carro, però credetemi, all'inizio non tutti stavano dalla nostra parte, non tutti credevano in noi, e questo adesso, se adesso è cambiato tutto, è anche grazie allo spessore umano di questi ragazzi. Questo era l'ultimo servizio della nostra prima edizione del TG6, l'informazione della nostra rete si aggiorna come sempre alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.